Ciao, eccoci di nuovo a Giro di Vino, un magazzino, un'enoteca, uno studio, un laboratorio. Che cos'è? Non lo so neanch'io. Me lo chiedo, però forse una risposta l'ho trovato. È un luogo dove si parla di musica, si parla di arte, si parla ovviamente di vino. Questo luogo, Giro di Vino, è il frutto della mia trentennale esperienza nel mondo dell'enologia, fatta di fiere, degustazioni, incontri, scontri, conoscenze di nuovi territori, conoscenze di nuove gente, imparare tante cose, alleviare dubbi e dissipare dubbi. Quindi è il frutto di questo mio lungo, diciamo, tra virgolette, lungo percorso in questo mondo e del quale vi voglio fare partecipi. Quindi le bottiglie che vi proporrò, che abbiamo qui, non sono altro che delle bottiglie che rappresentano un po' questo percorso, ma anche l'unicità della bottiglia in sé, rappresentano un territorio, rappresentano una filosofia di un produttore. E parlando di territori, vi voglio far parlare questa volta in particolare dell'Etna, del mondo dell'Etna che sta rappresentando sempre più un riferimento importante nell'enologia internazionale. L'Etna è un luogo particolare. È un vulcano, quindi noi ci troviamo in una montagna dove abbiamo il freddo della montagna, ma abbiamo anche il caldo del Mediterraneo, siamo in Sicilia, quindi rappresenta un pochino i due aspetti, quindi abbiamo una grande escursione termica tra il giorno e la notte, abbiamo il fuoco, la lava e abbiamo il freddo della neve e questa lava, questo fuoco che poi rende sempre più fertili questi terreni. In questo luogo è nato ed è cresciuto un enologo, Salvo Foti, il quale io lo definisco non un enologo ma un visionario, perché è andato al di là di ciò che dovrebbe fare, cioè di essere un semplice tecnico della cantina, un tecnico dell'uva. Lui si è chiesto se la domanda più semplice che ormai in tanti adesso si pongono e si danno delle risposte. Cioè, per fare un buon vino occorre un'uva buona, sana, quindi un'uva che sia in un ambiente sano, in un territorio sano, quindi un rispetto verso questo territorio, rispetto verso l'ecosistema e rispetto verso la natura. Per far questo, cosa ha dovuto? Ha dovuto cercare le persone, ritrovare le persone. Teniamo presente che 20 anni fa nella Sicilia, come in tutto il Meridione, si è spopolata di quelle forze sapienti che erano i contadini di questa categoria, questa classe che è sempre stata messa ai margini e che non è stata data dignità al loro lavoro e per questo sono fuggiti. Quindi lui, prima di fare il vino, ha cercato di trovare dei ragazzi, di insegnargli questo lavoro, insegnare cosa significa fare viticoltura sull'Etna, quindi insegnare anche a fare i terrazzamenti, i muretti a secco, che è un lavoro che è andato perso, ma lo sappiamo anche qui nel Salento, che ormai ricorriamo agli albanesi perché ormai queste esperienze sono andate perdute. Quindi lui ha creato una scuola, ha creato un consorzio, lui ha creato quindi quelli che chiama i vigneri. I vigneri quindi non è solo un'azienda, ma è anche una scuola ed è diventato un consorzio perché poi altre cantine si sono associate e hanno sposato la filosofia di Salvo Foti e quindi si sono un po' diffuse in tutta l'isola. Quello che adesso invece noi andiamo ad assaggiare tra i vari vini che produce i vigneri è il vino rosso, tra virgolette, base. E che è questo qui, appunto, che prende il nome dall'azienda Vigneri. Sono diversi vini che lui produce, dal bianco anche allo spumante, che provengono da appezzamenti completamente diversi tra loro, quindi da diverse zone dell'Etna, di questo vulcano. Noi adesso ce lo andiamo ad assaggiare, vediamo un pochino di conoscere meglio questo vino, questa azienda. Al solito ce lo sentiamo, lo guardiamo il colore, ci sentiamo i vari profumi prima da fermo e poi ruotandolo. Allora, è un vino intenso, un vino molto ricco di profumi fruttati. Noi sentiamo la ciliegia, sentiamo il gelso nero con una punta di pepe, quasi, è un vino che ha una leggera pungenza anche al naso.
Andiamo un po' adesso in bocca come lo sentiamo. Come ho detto già altre volte, dobbiamo avere il nostro tempo per poterlo sentire e poterlo quindi descrivere. Dobbiamo prenderci il tempo necessario affinché il liquido possa invadere e coinvolgere tutto l'apparato tattile della bocca. Noi abbiamo detto che al naso presenta queste belle note fruttate, anche se un po' vinoso. Queste note di frutti rossi, di marasca, di ciliegia, di gelso con una leggera pungenza data da un sentore di pepe. In bocca è un po' spiazzante, perché appena fa il suo ingresso sentiamo che è un vino asciutto, forte, deciso, molto secco, con una bella freschezza, quindi sentiamo una forza prorompente che ci viene incontro. Per poi piano piano lentamente degradare per lasciare di nuovo quelle sensazioni belle, fruttate, dolce, ma sono le sensazioni che poi si uniscono appunto alla freschezza e durano. Sentiamo che dopo un po' sono ancora presenti nel nostro palato, quindi un vino veramente interessante, molto, molto particolare, non facile, ha bisogno di essere accompagnato dalle giuste pietanze fatte di primi piatti al sugo con magari pomodoro e salsiccia o delle bavette o ragù di maiale, quindi dei piatti importanti perché è un vino importante, un vino che ha bisogno della nostra partecipazione per poterlo comprendere. Proviamo a risentire. Sì, è molto intenso, è veramente un vino che merita di essere riassaggiato. È un vino che però io l'ho aperto un po' di circa un'ora e mezzo fa, quindi è già cambiato rispetto a appena è stato stappato, quindi l'ossigeno ha aiutato ad aprirsi anche se è un vino giovane, è del 2019, quindi non è un vino che è invecchiato e quindi ha bisogno chissà di quale ossigenazione. È un 13 gradi e mezzo e si sentono tutti, si sente la forza. Di questo vino, di questa terra. E io, come al solito, non voglio parlarvi semplicemente degli abbinamenti dati ai piatti, ma come al solito io mi diverto perché ho un'altra grande passione che è quella della musica, del jazz in particolare, e quindi cerco di abbinarlo, ma non trovo il disco, dove l'ho messo, dove è andato a finire il disco, eccolo qui. Lo voglio abbinare a un disco particolare, veramente. Si chiama Born Free, Nato Libero, è un duo di musicisti, un batterista Luis Muolo e un pianista Livio Mnafra, due musicisti che hanno circa 50 anni di differenza di età l'uno con l'altro, quindi il batterista sudafricano dalla grande esperienza, dalla grande vita vissuta e continui viaggi, ha subito l'apartheid, quindi negli anni 60 è dovuto andare via dal Sudafrica, e Livio Mnafra, che è un giovane pianista che si è incontrato ed è un disco di improvvisazione. Perché lo abbino questo disco? Perché io sento in esso un'energia vitale, come se fosse un vulcano, che non è un'esplosione continua, ma senti questa energia che cammina sotto traccia, grazie all'empatia, alla sinergia, a questa capacità incredibile nell'improvvisazione di incontrarsi due generazioni, due mondi diversi, e però trovano la loro strada ed è veramente un disco straordinario, Born Free. Ma prima di salutarvi, di lasciarvi, vorrei così, alla fine di ogni incontro, darvi delle piccoli sorsi, cioè oltre a farmi io i sorsi, ma darvi dei piccoli sorsi di tecnica, di conoscenza. Per un momento avevo pensato di parlarvi dei bicchieri, che era una questione Poi, così, pensandoci, forse è il caso prima di parlare del vino, della bottiglia, del bicchiere, del cavatappi, di come si beve, forse è il caso un attimo di fermarci
fermarsi e fermarci su di noi, cioè il soggetto che va ad assaggiare. E quando dico il soggetto, noi parlo dei sensi, siamo noi che andiamo a assaggiarlo, quindi dobbiamo avere, l'abbiamo sentito il vino al naso, alla vista, all'olfatto, al gusto, quindi sono i nostri sensi che devono essere recuperati, i sensi che si sono in un certo senso appiattiti, per cui dobbiamo recuperare una nostra identità sensoriale. Teniamo presente, io penso che secondo me i sensi non sono altro che la porta, la finestra verso l'esterno, verso la conoscenza, verso la coscienza. Per cui se riflettete un attimo, vedete quanto noi subiamo invece di far uso dei sensi, quanto noi ci fermiamo a usare l'olfatto per sentire gli odori, i profumi, quanto la vista la usiamo realmente per fermarci su un particolare, per far sì che quei colori che noi vediamo ci diano delle emozioni. E così con il tatto, e così con tutto il resto. Quindi prima di parlare e di andare a parlare del mondo del vino e di ciò che gira intorno, dobbiamo parlare di noi uomini e di noi, di recuperare i nostri sensi. Alla prossima, salute.